Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video veloce, voglio farvi vedere quanto è bello Soundreef, veramente è una roba incredibile, anche perché voglio farvi vedere come un solo brano di un cantautore possa generare dei soldi grazie a Soundreef. Non è che Soundreef praticamente gestisce le nostre royalties e praticamente in base ai nostri passaggi poi ci dà i soldi, passaggi che possono essere radio, televisivi, live, ok? No, è anche un'opportunità di guadagnare attraverso il servizio In-Store Network. Infatti, no, quando ci registriamo a Soundreef dobbiamo decidere se attivare il servizio Collecting, che è quello che gestisce appunto tutti i diritti, le esecuzioni pubbliche, l'online, il fonomeccanico, radio, televisione, oppure scegliere l'In-Store Network, che è quel circuito, diciamo, di centri commerciali in tutto il mondo, web radio che appunto sono, come dire, affiliate a Soundreef, di cui Soundreef appunto rifornisce di musica, e quindi accedendo al servizio di Store Network finiamo in questo catalogo, la nostra musica finisce in questo catalogo e siamo trasmessi da queste radio nei centri commerciali di cui Soundreef rifornisce di musica, e quindi guadagniamo da quei passaggi radio, cioè è incredibile. Poi nella diciamo nostro account, cioè brano per brano ci dice quanto ha maturato il brano e ci dice dove, guardate qui, royalty per canale radio, Coop Centro Italia, vedete tutti i supermercati sono questi dove il mio brano Se non saremo forti abbastanza è stato passato e ha maturato questi guadagni. Questo è il, va praticamente Soundreef, oddio non mi ricordo, a quadrimestre o a trimestre, pazzesco ragazzi, tutti te li dice, ti dice quanto hai guadagnato, cioè questo brano ha generato 9 euro perché è stato passato e ti dice dove esattamente e ti dice quanto ha maturato. La trasparenza è ciò che veramente è il valore aggiunto di Soundreef. Andatevi a vedere il mio video Collecting in Store, dovrebbe chiamarsi, il video appunto in cui spiego che prima praticamente potevi essere iscritto a tutti i servizi di Soundreef, adesso invece devi fare una scelta, quindi in base alla vostra musica scegliete. Ovviamente se siete un artista che fa musica strumentale, elettronica, di sottofondo, forse l'In-Store Network potrebbe essere un'opportunità, però dipende sempre dalle vostre intenzioni. Se con la musica volete sfondare a livello di proprio personaggio, artista, allora vi serve Soundreef come gestione appunto, vi serve come società di collecting pura. Se con la musica vi divertite soltanto, non fate live, vi divertite soltanto a produrre sottofondo, musica da sottofondo, musica strumentale, allora potreste iscrivervi a Soundreef attivando il servizio in store, e poi quel distributore Songtrade, se non mi sbaglio, di cui magari faccio uscire il video di cui ho parlato, potete appunto distribuire la musica con quel distributore, che vi permette anche di trovare degli accordi, delle licenze da vendere appunto, vendere diciamo i vostri brani per utilizzarli in spot televisivi, radiofonici, online, colonne sonore. Praticamente è un distributore digitale che oltre a distribuirvi Song Trader, si dovrebbe chiamare, se non ricordo male ho fatto il video, e oltre che distribuirvi sulle piattaforme vi propone diciamo a agenzie pubblicitarie o sì, tutti quei soggetti che hanno bisogno di musica per i loro video, per i loro film, cortometraggi, spot, e quindi se qualcuno è interessato alla vostra musica, praticamente acquista la licenza e praticamente vi gira tipo il 60% e i diritti sono 100% vostri. Quindi Soundreef, servizio in store, più il distributore Songtrader per chi fa musica strumentale, elettronica, sono due ottimi strumenti per guadagnare. Qui vi faccio proprio vedere come un mio brano di un cantautore alla fine passato in tantissimi centri commerciali, e figuriamoci se
la vostra musica più adatta, no, ad essere un sottofondo, quindi verrà scelta maggiormente. Mi dispiace per l'italiano un po' confuso che ho utilizzato in questo video, spero di essere stato chiaro, volevo soltanto farvi vedere la trasparenza, l'efficienza e come si può guadagnare con una canzone. E poi suggerire a tutti quegli artisti che fanno musica strumentale appunto questa accoppiata Soundriff più SongTrader, quindi vi registrate a Soundriff, selezionate il servizio install, poi caricate le tracce anche sui distributori, sulle piattaforme digitali attraverso il distributore SongTrader e guadagnate dalla vostra musica, perché la musica è un lavoro. E con questo vi saluto.